Salve a tutti. Qui in trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e in questa trasmissione continueremo ciò che porta ad entrare nella religione romana, e prima o dopo lo finirò anche perché io sono uno che dopo un po' si stufa, tante cose da fare. Il problema è questo: esistono dei testi che sono più divertenti, esistono dei testi che sono un po' più monotoni e precisi, però insomma anche questo è fondamentale per la ricostruzione del paganesimo politeista. E come diceva un radioascoltatore che ci ha telefonato in privato, a volte diciamo, secondo lui siamo anticlericali, a volte ricostruiamo il paganesimo. In realtà noi non è che siamo anticlericali, e noi descriviamo il male, descriviamo le cose che non devono essere fatte, cioè vogliamo proprio le cose che non vogliamo che si ripetino mai più. Questo è il nostro scopo del parlare del cristianesimo, la descrizione del male. Chiaramente ogni persona, secondo la sua sensibilità, delle cose che lei ritiene importanti, dà peso a certi aspetti anziché altri, ma questo fa parte un po' della vita, direi, no, Francesco? Cosa dici? Sì, no, ma difatti noi non ci interessa tanto essere contro qualcosa, ci serve soltanto appunto quello che noi utilizziamo di polemica così anticristiana per dire i cristiani sono negativi e sono pericolosi per questo, e di conseguenza noi cosa facciamo? Facciamo qualcosa di diverso, definiamo il negativo, e questo noi non lo vogliamo. Se avevamo un problema con una zanzara tigre, che in realtà era un prete travestito, che stanno svolazzando per lo studio, allora Claudio sta cercando di togliere due cristiani in meno. E non diventeranno eterne se li prendo. Esatto. No, questo è appunto quello che vogliamo dire, cioè la nostra funzione è soltanto una funzione puramente, diciamo, di necessità, cioè di scontro, perché il monoteismo ha sempre la volontà dello scontro, cioè dice il monoteismo, dice io sorgo contro il politeismo, e a questo punto noi diciamo vabbè, siccome il politeismo non ha bisogno di definirsi o di essere definito, perché fa parte della vita. Quando si trova di fronte a un monoteismo, deve demolire questo monoteismo. Cioè deve affrontarlo. E perciò noi siamo ben contenti se il buon Erode avesse tolto un problema così grosso, ma purtroppo il Gesù di Nazareth non è mai nato, non è mai venuto, ci è capitato fra le mani questo pessimo libro che è la Bibbia, da lì ci sono partite una serie di stupidaggini, di cretinate mostruose che hanno creato dei drammi. E prima o poi bisogna pur demolire l'idea di un Dio creatore e di un salvatore. Se Costantino non avesse bollito sua madre, forse... Però chi lo sa? La storia è fatta di questo. Cioè, anche la lancia che ha colpito le spalle Giuliano. Esatto. In effetti un giorno parleremo della nostra visione della storia. Cioè, un conto è la lettura dei grandi percorsi della storia. E un conto è la capacità emozionale dei singoli uomini di innestare dei percorsi attraverso la quale dopo le società si adattano. Sì, ma d'altronde anche l'imperatore Giuliano ci dà una dimostrazione ben concreta e consistente, cioè lui pur rendendosi contro della forza del cristianesimo ha deciso che valeva la pena di combattere quella lotta, certo. E di conseguenza ci ha lasciato una testimonianza, e ha dato una testimonianza non indifferente di quello che può la volontà di un pagano, cioè nel senso la volontà di riconnettersi a un divino e di demolire quello che il monoteismo stava costruendo, e ha dimostrato con la sua vita che proprio l'atrocità del monoteismo. Dopodiché ricordatevi che noi facciamo una trasmissione religiosa, obbediamo a quelle che sono le regole religiose con cui fare una trasmissione, e non ci interessa tanto il regime o il sistema sociale, a meno che quelle cose di quel regime, di quel sistema sociale, non siano il frutto di dettami religiosi. Cioè, un sistema sociale ha vari adattamenti, purtroppo è il cristianesimo che ha elevato a divino alcuni obblighi per il sistema sociale, per cui noi cominciamo a parlare di un sistema sociale legato alla religione, a doppio filo alla religione, con l'avvento del monoteismo. Prima abbiamo invece la religione e il sistema sociale che sono abbastanza staccati, anche se il sistema sociale è molto religioso, però hanno dei comportamenti che sono differenti. Cioè la necessità della guerra a Roma non era dettata dal Dio che voleva che i romani facessero la guerra, era una necessità dei romani che esprimevano quel Dio.
Mentre invece quando arriva il monoteismo, la guerra è fatta per volontà del Dio, cioè è Dio che ordina di uccidere sì. i suoi nemici. Per cui sono due percorsi molto diversi e non possono essere messi insieme. E ci sarà sempre il tentativo da parte dei cristiani di fare questa confusione, purtroppo. Sì, poi sempre prima, durante la musica, alcuni ascoltatori ci hanno chiamato e qualcuno ha affrontato anche il tema del mito, così, con tante cose. Io appunto vorrei dare una interpretazione che noi diamo del mito, la prendo da un autore conosciuto che è Giuseppe Conte, che è il passaggio di Hermes, riflessione sul mito. E lui dà una spiegazione del mito, dice: fa, il mito mi ha permesso di dare corpo al mio sogno più grande, quello di creare, di scrivere, di mettere musica nelle parole, cioè scrivere poesie, e musica nel destino, cioè scrivere romanzi. Ho continuato a pensare che, nutrendomi di mito, sarei stato come un buon astronomo che va alla ricerca di nuovi pianeti e nuove stelle, come un buon giardiniere che tenta nuovi innesti e fa crescere amorosamente nuovi fiori. Questo è quello che noi vogliamo, cioè non la rivelazione, ma la nostra ricerca dentro il mondo e nuovi tentativi e nuovi percorsi, non un fine. Non è né ricerca, non è né ricerca di un qualcosa che è fisso e non è neanche riaffermazione del passato. Cioè noi non vogliamo ricreare il paganesimo romano, greco, egiziano. Noi ci abbeveriamo a quei paganesimi, noi sì. prendiamo, noi ci nutriamo da qui, dal passato. Noi ci... Però il passato non può più essere riproposto. Se non può essere più saremmo dei folli se volessimo riprodurre il passato. Però il passato ci nutre e fu la nostra guida. Quando io leggo di Porfirio che i suoi libri, a parte la lettura che ne aveva avuto nei primi secoli, spariscono, praticamente a parte qualcosina che era rimasto all'interno di un'elite particolare, tornano all'interno dell'illuminismo e devono, per avere un peso, qualcosa, deve arrivare Hegel ad analizzarseli e capire che è una roba diversa da quello che volevano farli passare. Sì. Capite bene che di Plotino abbiamo un buco nero lungo 1200 anni circa, praticamente per 1200 anni noi non abbiamo più saputo niente, dobbiamo reinterpretare tutto il concetto di una persona di 1200 anni fa. Sì, ma difatti, ma una cosa che ad esempio i pagani fanno sempre delle addizioni, cioè sommano qualcosa di nuovo al mondo o pongono nuove cose al mondo. I cristiani, i monoteisti, sono sempre legati alla sottrazione, cioè loro sottraggono cose al mondo, sottraggono cose alla vita, sottraggono dappertutto cose, nel senso, questa è proprio una differenza, che un pagano lavora sull'arricchimento e su... Qui abbiamo l'amico Nico. Abbiamo Nico che sta arrivando e che col suo incedere imperioso, imponendo la sua persona a cotanta beltà, lui dice: io esisto e qua ci sono io. No. Nico un grande. Allora. Bene, nella seconda parte della trasmissione parleremo di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Sì, anche per te, Nico. Il lato femminile della vita, parleremo del lato femminile della vita, continueremo la lettura che abbiamo fatto la volta scorsa. Vuoi andare avanti ancora, Francesco? No, andiamo via. Possiamo andare, sì, parti pure, poi possiamo aggiungere. Allora, io finisco ciò che porta il lato femminile della vita e poi mi faccio un altro paragrafo. Cioè, perché questo? Perché è abbastanza corto e il paragrafo che faccio, il secondo, è ciò che porta a il lavoro come magia, cioè non il lavoro come distruzione, non il lavoro del sudore della fronte, ma il lavoro come magia, cioè il lavoro che trasforma, il lavoro che costruisce. Bene, parto allora. Un altro potere femminile, ricordate, eravamo arrivati a Carmente, un altro potere femminile era Fauna, un centro di energia vitale individuato attraverso la percezione. Fauno è l'essenza degli esseri animali all'interno della natura e possiede tutte le caratteristiche di ogni essere animale all'interno della natura. Fauna... Ah, aspetta, non è anche registrato. Sì, beh, ricordiamo che... Dovevo ripartire la registrazione. Dimmi... No, niente, pensavo che avessi problemi tecnici, poi ripartire. Sì, c'erano tecnici, ma non riuscivo a spingere il bottone giusto. Fauna
è fauno visto con gli occhi di un essere femminile. Fauno in realtà non è né maschio né femmina. Le caratteristiche sono rappresentate da chi guarda, dai suoi occhi e dalle sue predilezioni. Quando fauno è guardato da occhi femminili, questi vedono fauno come essere femminile. Il dominio nella società romana era maschile, come in quasi tutti i sistemi sociali dell'epoca e purtroppo per alcune migliaia d'anni ancora. Eppure nel sistema sociale romano c'erano occhi femminili che spaziavano alterando la percezione ed erano in grado di esprimere un potere di essere sufficientemente forte per immettere nel sistema sociale quanto riuscivano a percepire. Così fauna è rimasta ad indicare come il lato animale dell'essere natura sia caratterizzato al femminile. Così fauna esprime quanto di femminile e di desiderio c'è nella sessualità femminile. La sessualità è un potere di espressione dell'esistente e i cristiani non hanno mai avuto il diritto di limitarla. Usavano la forza e la violenza, esattamente come in questo momento stanno usando, imitati dai talebani che appena occupata Kabul hanno impiccato gli uomini di cui hanno paura e impedito l'accesso alle scuole alle bambine mettendo le donne sotto chiave. Quale miseria, pur di spacciare eroina. Eppure, anche se questi ultimi intendono lapidare qualunque donna pratichi rapporti sessuali, fauna spinge affinché la libertà non venga dimenticata. Fauna è una delle essenze umane, non è solo un guardiano della pratica umana. Fauna è l'essere umano sensuale nel sistema sociale in cui vive. Fauna è l'essere animale della natura. Fauna abita nei geni degli esseri umani. Nessun adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra riuscirà a distruggere fauna dal cuore degli esseri umani. Fauna è la ricerca della soddisfazione del bisogno sessuale dell'essere femminile, la sua percezione del mondo animale. Grane è l'essere umano femminile che difende se stesso dall'assalto coercitivo delle strigi, di ogni strige sociale. Grane è una figura che si fonde con Karna e con altre, tutte le figure legate a Giano. Guardano il tempo che viene incontro. Grane è l'essere umano femminile mentre guarda il tempo che viene incontro e difende il proprio divenire dall'attacco delle strigi. Karna è l'attimo presente che a sua volta difende la fondazione del futuro nel presente dall'assalto delle strigi, della sottomissione e della coercizione. Vi sono diverse figure che indicano lo stesso aspetto o aspetti leggermente diversi della fondazione del divenire umano, ma mentre Giano viene incontro per ogni fare dell'essere umano e dell'essere femminile in particolare, mentre Giano fonda il divenire in funzione del tempo che viene incontro, le singole figure dipingono un tempo che viene incontro per ogni fare dell'essere umano e dell'essere femminile in particolare. Il fare di Giano in relazione al tempo si trasforma attraverso le varie figure a lui riferite in magia nel fare quotidiano. Giano lo si scorge nei grandi eventi, ma i grandi eventi della vita sono le specifiche attività quotidiane che preparano l'essere ad affrontare il grande evento. Non è nel grande evento che si esprime la magia. Il grande evento esprime una situazione chiave del divenire umano soltanto perché il divenire umano è stato fondato attraverso la trasformazione magica di ogni singolo evento in ogni singolo istante del vivere quotidiano. Difendersi dalla coercizione e dalla sottomissione è attività costante, è attività quotidiana. Questo indica grane, carne e altre. La difesa avviene tramite l'attenzione in ogni attimo dell'esistenza, rappresentata dal bastone dell'essere biancospino. Interciduca è un guardiano dell'essere umano femminile, che agisce nella relazione fra esseri umani maschi ed esseri umani femmine quando si concedono. Agisce all'interno della relazione sociale e si alimenta quando l'unione avviene con un'unica armonia. Non è l'armonia dei coniugi che agiscono secondo l'unica volontà, è l'armonia del primo impatto, è l'armonia dell'impostazione della relazione, è la costruzione dell'armonia nella formazione di un unico piacere sessuale. Interciduca è un guardiano sia maschile che femminile, ma dal momento che l'impostazione sociale impone all'essere umano femminile assoggettamento nella relazione, è divenuto un guardiano femminile per ridurre l'assoggettamento. Interciduca viene sconfitto nello stupro. Viene sconfitto quando la relazione sessuale avviene con violenza e con sottomissione. Interciduca viene sconfitto quando all'interno della relazione viene imposta la relazione attraverso il potere di avere, anziché il potere di essere. Cosa perde chi si impossessa di un altro essere?
perde i vantaggi della relazione, perde i flussi di energia vitale, perde esaurendo se stesso. La fobia porta all'annientamento dell'individuo cui appartiene. Il possesso attraverso la violenza distrugge il possessore, in quanto verso di lui non fluiscono linee di energia vitale. Egli può stuprare il circostante perché non è in grado di costruire nessuna relazione col circostante che non sia quella attraverso la quale egli saccheggia il circostante. Così Interciduca diventa violenta con il violentatore. Interciduca stronca ogni possibilità di relazione costruendo le premesse per la distruzione di quell'essere. Solo che i tempi di Interciduca sono quelli dei mutamenti e nel frattempo il violentatore può continuare a saccheggiare il circostante e deve essere fermato da interventi più immediati. Interventi che servono per fermare il violentatore e a distruggere le cause che lo hanno prodotto, non che servano per limitare o danneggiare i rapporti sessuali, per impedirgli e gestirne le fobie. Agire nei mutamenti ed agire nell'immediato è una dicotomia che un essere umano deve prendere in considerazione quando affronta il futuro. Interciduca alimenta il fare che ne produce la relazione, articolandolo nei mutamenti e facendolo esplodere nell'immediato. Dove conduce il divenire femminile? Per quale motivo l'essere umano femminile deve fondare se stesso? Per lo stesso motivo per cui agisce un essere umano maschile, sviluppare il Dio che cresce dentro di sé, il suo corpo luminoso, la sua Giuno. Giuno è ciò che è genio per gli esseri umani maschili. L'uno e l'altro nome sono distinzioni sociali di uno stesso divenire, di uno stesso fine. Sono la stessa cosa. I percorsi attraverso i quali svilupparli sono caratterizzati dalle diverse pulsioni sessuali. Ma tolto questo, non esiste nessuna differenza. Questo vale per ogni altro essere umano con pulsioni sessuali diverse. Le specificità sono caratteristiche del divenire soggettivo. Giuno è un mutamento per Giuno è un aspetto dell'essere Giunone. Giunone è l'essere umano femminile mentre marcia mutamento dopo mutamento per diventare eterno. E Giuno è l'essenza e il fine di questo divenire. Dunque Giuno è Giunone, esattamente nel momento stesso in cui un essere umano si fa Giunone reclamando il proprio potere di essere per fondare il proprio divenire. Giuno era rappresentata come una fanciulla alata, con le ali di farfalla o di pipistrello. Il divenire dell'essere umano femminile si costruiva attraverso il sognare o attraverso la magia del quotidiano. Il sognare era rappresentato dalle ali dell'essere pipistrello. Le ali di farfalla rappresentavano lo sviluppo dell'essere umano femminile attraverso la magia esercitata nel quotidiano. Entrambi avevano le ali per volare nell'infinito dei mutamenti. Giuno era il fine del divenire dell'essere umano femminile. Mana era il benessere fisico attraverso il quale quel divenire poteva essere costruito. Il benessere fisico femminile era particolare. Il benessere non veniva curato attraverso l'esercizio fisico che era appannaggio degli esseri umani maschili. Il deterioramento fisico prodotto dalle gravidanze danneggiava il corpo fisico femminile molto di più di quello maschile. Era importante il benessere fisico, era importante proseguire una sequenza dei mutamenti. Mana aiutava l'essere umano femminile a imparare dalle erbe e dal circostante per ricostruire il proprio benessere. Proprio perché l'essere umano femminile è sottoposto a deterioramento fisico in seguito alle gravidanze, a quei tempi le condizioni di vita erano cattive per tutti, non c'erano contraccettivi e le morti per parto erano frequenti. E ai frequenti malesseri da mestruazioni inconcepibili dagli esseri umani maschili, percepisce come ovviare questo attraverso l'uso di erbe e l'uso del sognare. Mana è un centro di energia vitale al quale gli esseri umani femminili attingono per ripristinare il proprio benessere fisico. La percezione del circostante è essenzialmente femminile, non tanto perché solo gli esseri umani femminili percepiscono il circostante, ma perché attraverso il rivolgimento dell'energia vitale avvenuto attraverso le mestruazioni entra in armonia col circostante, sia che pratichi la magia, alterazione della percezione, sia che vivendo di ascolto la sua intuizione. L'essere umano femminile è molto legato all'essere natura, perché esprime all'interno del genere umano la sua pulsione fondamentale, generare per continuare i mutamenti, ottenere e mantenere benessere per continuare a sviluppare i mutamenti. Il curarsi con le erbe è l'effetto della ricerca degli esseri umani femminili, la cui conoscenza è stata rubata dai cristiani, trasformata in potere di avere per mettere in ginocchio gli esseri umani. Mana
è un centro di energia vitale che si nutre e si sviluppa dalla tensione emessa dall'essere umano femminile nell'esercizio della sua volontà e delle sue determinazioni per ripristinare il proprio benessere fisico. Questo sforzo oggi è stato annichilito, ma non completamente, resiste ancora in molte zone. Peccato che i cristiani abbiano oscurato questo fare con i loro ciarlatani, coloro che trasformano il potere di essere in potere di avere come specchio della loro vuotezza. L'essere umano femminile non soltanto partorisce i futuri esseri umani, ma si assume il compito affinché costoro crescano a sufficienza per poter camminare con le loro gambe, con le loro forze. I sistemi sociali delegano all'essere umano femminile questa incombenza, relegando questa incombenza all'essere umano femminile. Il sistema sociale tende a sottrarsi dalla sua responsabilità nella fondazione individuale del proprio futuro. A Roma in realtà così non era. Ma il ruolo femminile era fondamentale nella crescita dei figli e il tentativo di scaricare la responsabilità del proprio divenire sulle spalle dell'essere umano femminile, impedendogli di intervenire nelle questioni sociali, fu accentuato e radicalizzato dai monoteisti, adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Così Rumina è un centro di energia vitale a cui gli esseri umani femminili attingevano per rinnovare la propria energia vitale in funzione della possibilità di portare allo sviluppo il bambino che era nato. Rumina non è solo un centro di energia vitale relativo agli esseri umani, è un centro di energia vitale che appartiene al divenire dei mammiferi, come esseri della natura, un centro costituitosi nel momento in cui i mammiferi cominciarono ad occupare la superficie del pianeta. Rumina è un potere dell'essere natura, attraverso il quale questo si garantisce la continuità del proprio divenire. E passiamo a Stimula, che è un altro centro di energia vitale col quale ci si può relazionare partendo da angolazioni diverse e da diversi presupposti. È un centro di energia vitale che si nutre e si sviluppa attraverso l'energia vitale del risveglio di ogni essere, in ogni effetto nella fondazione del proprio divenire. Risvegliare la passione quando il grigiore della sottomissione cade sul cuore degli esseri umani. Stimula, vive di questo. Degli esseri umani in particolare, in quanto costoro, più di ogni altra specie, tendono a sottomettersi agli esseri malati di energia vitale stagnata. In questo paragrafo in particolare voglio ricordare che Stimola agisce affinché la passione degli esseri umani femminili si risvegli quando le condizioni sociali le hanno ridotte a nulla. Quando le passioni femminili si risvegliano, spesso, gli esseri maschili del sistema sociale sono pronti a definirle con aggettivi dispregiativi. Per loro la sottomissione deve essere assoluta, totale, dimostrata continuamente. Stimola agisce affinché la ribellione dell'essere si presenti e in particolare stimola il piacere e il desiderio sessuale. Risveglia il piacere del sesso quando tutto sembra scontato o morto. Stimola è un cacciatore d'agguato che assale gli esseri umani femminili mettendoli davanti ad altre passioni quando sono rassegnate e disperate. Spesso, grazie all'agguato che loro tende e stimola, ritrovano un vigore che sembrava spento e perduto. Stimola è un cacciatore d'agguato dell'essere natura, messo a difesa del divenire degli esseri umani. Risvegliare la passione, risvegliare il desiderio, la tensione per l'ultima sfida, per l'ultimo combattimento dopo un'esistenza di sconfitte e sottomissioni all'interno del sistema sociale. Giocarsela. Il potere di stimola è il potere di essere dell'essere natura e la sua tensione verso il divenire è una delle protezioni che l'essere natura dà all'essere umano affinché non soccomba nella pulsione di morte. E passiamo a Virago, che è un aspetto della ricerca. Virago è un modo attraverso il quale l'essere umano femminile si pone davanti alla vita. Virago è la capacità dell'essere umano femminile di concentrare tutto se stesso, tutta la propria volontà, le proprie determinazioni per raggiungere un fine. Il fine è sempre quello, lo sviluppo del divenire dell'essere umano in funzione e in armonia con lo sviluppo dell'essere natura. Virago è l'aspetto femminile della volontà e della determinazione, quell'aspetto che con disprezzo gli esseri umani soggettati al potere di avere chiamarono mascolinità. L'uso della volontà e della determinazione nel sistema sociale, secondo il potere di avere, appartengono all'essere maschile, mentre si appropria del ruolo che il dominatore gli assegna al fine di continuare ad esistere come dominatore. Per il sistema sociale non esiste volontà e determinazione se non per servirlo meglio e con più determinazione. Virago indica che l'essenza femminile della vita non si può
permettere di scorrere semplicemente, ma deve reclamare il proprio diritto di scorrere davanti, avanti e all'indietro nell'universo, davanti all'intero universo, scusate. Deve reclamare il diritto all'esistenza reclamando il proprio potere di essere. Così è anche per il sapere e la conoscenza. Non si può semplicemente distribuirlo o prenderlo, ma si deve reclamare il diritto a distribuirlo e reclamare il diritto di prenderlo. Reclamare il diritto, rivendicare il diritto attraverso la concentrazione della propria volontà e delle proprie determinazioni è virago quando stringe i denti e i pugni nell'essere umano femminile. Si fa virago ogni essere umano femminile mentre rivendica il diritto al proprio sviluppo, al proprio sapere, alla propria conoscenza. Il sistema sociale deve essere felice della determinazione dell'essere umano femminile. Questo gli consente di sviluppare se stesso per diventare eterno. E l'essere umano femminile come essere subalterno nella relazione sociale. Essere umano femminile come oggetto nelle relazioni familiari. Essere umano ceduto in funzione della riproduzione. L'unica funzione che gli si riconosceva e alla quale il cristianesimo vuole relegarlo. Essere umano costretto a vivere in funzione di un proprio organo, annullamento della persona, dei desideri, dei bisogni in funzione di una verginità che consentisse all'essere umano maschile, parte integrante del potere di avere, di usarlo in funzione di sé. Certamente Volumna e Volumno agivano affinché entrambi agissero con la stessa volontà in funzione dello stesso fine. Ma quanti timori c'erano il primo giorno di nozze e il primo giorno dell'appropriazione o il primo giorno dell'appropriazione o della violenza se si vuole. Virginale è il centro di energia vitale che permette agli esseri umani di affrontare quel primo scontro. Virginale è un centro di energia vitale il cui scopo è quello di portare l'essere umano femminile a superare la dipendenza dal proprio organo, dalla gestione sociale del proprio organo. Virginale è un guardiano che tende a liberare l'essere umano femminile da una costrizione morale il cui scopo è sottometterlo. Virginale è un centro di energia vitale che non si preoccupa delle contraddizioni che genera nei singoli esseri umani. O questi hanno la forza di affrontarle o periscono soffocati dal loro peso. Virginale non può permettere la sottomissione e la coercizione attraverso la sottomissione al proprio sesso. Virginale è un sussurro di libertà, un sussurro di coraggio che penetra nel cuore degli esseri umani per spezzare le catene che li bloccano. Virginensis, invece, è Diana, l'essenza femminile dell'esistenza, fatta essere umano, mentre alimenta il divenire e i mutamenti dell'essere natura. Il primo contributo dell'essere umano all'essere natura. Spesso, troppo spesso, l'ultimo contributo. L'essere femminile è l'essenza dell'essere natura. L'essere natura si riproduce attraverso l'essere femminile. Mutamento dopo mutamento, generazione dopo generazione. L'essere natura diventa eterno. Il primo parto per gli esseri umani è sempre pericoloso. Si chiama primipara, se non mi sbaglio, no? Da quando cessò la selezione degli esseri umani nella natura, il pericolo è dietro l'angolo, ogni volta che le condizioni sociali peggiorano. Virginensis è Diana, mentre affronta la sofferenza e il dolore del proprio divenire. Perché ci vuole coraggio? Perché ci vuole coraggio? La determinazione e la volontà di Diana per affrontare un parto come ultimo atto della propria esistenza. Virginensis non è un guardiano, Virginensis è un potere di essere che spinge l'essere umano femminile ad affrontare la riproduzione di se stesso. È un potere di essere che protegge ogni essere femminile mentre affronta questo per consentirgli, nel limite del proprio potere di essere, di continuare nella sequenza dei propri mutamenti per diventare eterno. Intanto, costui ha agito per permettere all'essere natura di continuare nella sequenza dei propri mutamenti. Ha forse partorito il dolore? Secondo i buddhisti sì. Secondo la natura, il dolore è un aspetto su cui l'essere umano è stato costretto a focalizzare la propria attenzione. Il dolore è parte dell'esistenza, ma vi sono numerose sfaccettature del dolore. La peggiore è l'impotenza generata attraverso un processo di sottomissione. Dunque, non viene partorito dolore, ma una possibilità di libertà. Questo spinge Virginensis. Virginensis spinge nella ricerca della libertà, anche se questa ricerca avrà un fine fra 10 o 100 generazioni. Importante è che la disperazione o la sottomissione non si impadroniscano degli esseri umani. Parlare dei centri di energia vitale
che agiscono per favorire lo sviluppo dell'essere umano femminile in funzione del proprio sviluppo, significa mettere in ordine degli elementi attraverso i quali questo sviluppo avviene. Significa centrare quei centri di energia vitale e quelle forze a determinare lo sviluppo dell'essere umano femminile. Significa mettere ordine nelle contraddizioni che distinguevano l'essere umano femminile all'interno della società romana. Non è un lavoro semplice. La percezione si ferma là dove i bisogni divergono. I centri vitali femminili possono essere raggiunti soltanto dagli esseri umani femminili. Non per questo, però, devono essere ignorati o sottovalutati. Il loro potere è il potere del circostante. Dunque, anche l'essere umano maschile, in quanto tale, deve accedervi, se non altro, per riconoscerli. Attraverso essi, egli contribuisce a fondare il proprio divenire e a non sentirsi padrone del circostante, liberandosi dalla convinzione di essere il padrone dell'esistente, assomiglianza di un immaginario Dio. E qui finisco il lato femminile della vita. Francesco, che c'è da dire su questo? Che nei paganesimi si riconosceva, se non altro, l'importanza... Se è vero, cosa si dicevano i greci? Ma d'altronde dovete sempre pensare che allora ogni botta era un figlio. C'erano 50 probabilità su 100 di morire di parto, con tutti i problemi che c'erano. Roma aveva sviluppato una ottima ginecologia, cioè una fortissima ginecologia, tant'è che c'era un ginecologo con 5.000 abitanti, ma non solo a Roma, anche in Campania, in intera Italia. Però le probabilità erano tantissime. Le donne ricche com'è che si parlavano di questo? Facendo meno figli possibili. Cioè praticamente facevano fare il loro lavoro, facevano fare le schiave, cioè, chiaramente. Le donne povere cosa facevano? E subivano. Cioè, è ovvio questo, no? E c'era la necessità proprio di ripararsi, cioè di proteggere proprio l'essere umano femminile, perché era importante ricostruire il sistema sociale. Però questo era riconosciuto. Cioè, ma c'era sempre l'attenzione però appunto alla persona, cioè nel senso che la persona aveva valore in sé e di conseguenza era fondamentale che ogni aspetto della persona venisse tutelato e fosse difeso e fosse mantenuto e diventasse un valore. Non proprio perché questo valore viene dato dalla società, perché la società percepiva che la dimensione importante era la capacità di realizzarsi di queste persone, cioè nel senso che questo era fondamentale, nel senso che i componenti dovevano avere coscienza, dovevano essere solidali, e questa solidarietà poteva essere costruita soltanto dalle persone che avevano in cui i loro aspetti venivano divinizzati o avevano una manifestazione divina, ben contraria, cioè, di quanto potevano affermare i monoteisti. E difatti i monoteisti, quando sono arrivati a una situazione del genere in cui anche le donne avevano una possibilità di manifestazione, l'hanno sempre lottato contro, l'hanno sempre demolita, l'hanno sempre distrutta. Cioè proprio, queste sono le cose importanti che differenziano le cose, insomma. Sì. Sì. Ma d'altronde, guarda, mentre tu stavi leggendo questo, cioè mi è capitato, che poi il caso non esiste, una frase che è significativa, nel senso che nei romani tutto quanto, anche il mondo, la società era fondamentale, di conseguenza non si curava sotto la condizione della persona esistenziale, ma anche la condizione sociale. A me è capitato fra le mani una frase presa dalla Bibbia, comunque la citazione poi la posso anche recuperare, di Gesù, che è veramente atroce, in cui dice, fa: io per essi prego, ma non prego per il mondo, ma per coloro che mi è dato, perché sono tuoi. Cioè, io prego per le persone perché me le date Dio, sono tu creati. Per il mondo non prego. Giovanni comunque c'è questo coso di possesso, me le date Dio queste bestie e nessuno me le può togliere perché Dio me le ha date. Non prego per il mondo, cioè nel senso che se le persone si trovano in una società che fa schifo non è importante, perché i creati sono le persone, perciò io posso pagare per loro perché tu me li hai dati, è un bene che devo curare, devo mantenere, devo amministrare per essere gregge, ma non vado a curare per il mondo. Questa frase qua non la conosco, ma conosco. Cioè, io per essi prego, ma non prego per il mondo. Non c'è citazione di che evangelista? No, comunque dopo il limite la recupero, però già è una frase che è veramente di un'atrocità incredibile per un pagano, perché un pagano non prega, lavora per il mondo, lavora nel mondo, lavora con il mondo. Cioè, infatti questa è una delle differenze sostanziali, perché i romani avevano sì una serie infinita di divinità, ma nella loro società cercavano di essere stata più avanzata.
cercavano sempre di creare le condizioni migliori, di conseguenza il loro agire era sempre un pari pari, la divinità, la dimensione della persona e la dimensione del mondo, cioè tutto quanto doveva guardare nel mondo, tutto doveva rispecchiarsi, cioè l'ordine che doveva esistere, esisteva un panto che era organizzato. Cioè, prendiamo un esempio anche stupidissimo, cioè, dal punto di vista della teologia cristiana, la ribellione di alcuni angeli verso Dio e che Dio li scaccia dal paradiso, sappiamo che è una panzana, però già questo dimostra la teoria del conflitto all'interno di un essere divino, cioè all'interno di un mondo divino. Il conflitto che è insanabile, cioè, che si risolve solo tramite la condanna di qualcuno. Nel paganesimo greco, correggimi, cacciata, c'è i titani che danno l'assalto al cielo, sì. No? Vengono sconfitti, ma non è che rappresentano il fatto di voler abbattere un dio padrone, sì. Ma vogliono avere la centralità nell'attenzione, esatto, di qualcun altro. Cioè, io per esempio ho delle divinità, perché? Perché ho un fare, cioè io, sì, ho un fare, ho delle azioni che in questo momento sono importanti per quello che sto facendo e ho delle divinità di riferimento, sì, in base a quelle azioni. Cioè, non avrò mai a invocare Marte mentre faccio l'amore, cioè, sì, capisci? Cioè, non ha senso questo. Sì, no? Ma difatti, cioè, perché i pagani sanno distinguere le varie fasi, esatto, della vita. Allora, l'assalto al cielo dato dai titani è l'assalto verso, è l'assalto all'attenzione, cioè spostare l'attenzione da una cosa importante a un'altra cosa importante, ma è molto allegorico la faccenda. Sì. Si tratta di mettersi io mi metto al posto di un altro dio padrone, ma sposto l'attenzione da una cosa a un'altra cosa, cioè il cielo ha un potere, però io posso spostare l'attenzione sul mare nella misura in cui navigo, nella misura in cui faccio, sì, delle cose all'interno del mare. Questo dare l'assalto al cielo è una cosa normale, guai se un pagano non, sì, facesse questo. Fondamentale. Cioè, guai se, per cui non è detronizzare un padrone. Sì, no, ma si tratta di essere sempre, cioè, al centro, cioè, dentro il mondo, cioè non viverne fuori, cioè non estraniarsi. Cioè, i cristiani possono distruggere il mondo perché se ne estraniano. Invece, se uno vive all'interno del mondo, riesce anche a trovare i collegamenti, certo, e ha necessità di trovare i collegamenti, comprende anche la validità e quanto è fondamentale lottare nel momento in cui ci sono i maggiori contrasti. Il discorso della centralità è fondamentale perché fa comprendere che la centralità delle persone non è riferita sempre all'esterno, ma è sempre all'interno, all'interno di tutte le cose. Come esiste un centro all'interno delle persone, esiste un centro all'interno del mondo. E il mondo ha autocentro, cioè centra su se stesso, non centra sul Dio che l'ha creato. Di conseguenza, avendo un centro proprio, ha una propria dimensione, ha una propria spiritualità, ha una propria manifestazione, ha un proprio modo di essere, di conseguenza è qualcosa, non è una cosa, è qualcosa, è un essere. Tutte le cose, anche i sentimenti, appartengono appunto al mondo di essere delle cose. Questo è quello che è fondamentale. Non sono cose che capitano a caso. Cioè, nel senso, nel paganesimo non è concepibile la separazione sugli istinti, sulle passioni, sulle cose. Cioè, il tutto, se vogliamo far funzionare la vita, deve essere all'interno della vita e di conseguenza non possiamo escludere alcune cose. E invece cosa arriva nel monoteismo? Nel monoteismo arriva la morte, cioè di dire io queste cose le distruggo, le anniento, non possono esistere, sono contro di me, e crea un conflitto, ma un conflitto che è irrisolvibile, perché loro tendono, i monoteisti, a buttare fuori dal mondo le cose che fanno parte del mondo, che cioè non possiamo noi selezionarlo, affettarlo, separarlo, dividerlo. E il mondo appartiene in quanto legame, in quanto pantheon, in quanto unione, in quanto universo. Cioè, ma è questo dobbiamo comprendere. La dimensione sacra dell'esistente, in cui tutto partecipa all'esistente. In certe condizioni, come i romani, potevano sviluppare certe divinità, perché la loro situazione non gli permetteva cose diverse. Ma loro erano sempre consci che se le situazioni cambiavano, loro potevano cambiare. Di conseguenza, non è come il voto a morte che fanno i cristiani, un voto che è assoluto. Io affronto un problema con una certa soluzione, con una certa divinità, perché la situazione non mi permette di una cosa diversa. E nel momento in cui io riesco a modificare la situazione, la divinità mi aiuta, io modifico la divinità di riferimento. E questo bisogna capirlo. Invece il monoteismo, legandosi a un unico Dio, non ha altre possibilità di affrontare il mondo o di affrontare la vita. Sottomettere i soveri uomini. Mm. Facciamo uno un po' più breve, ciò che porta alla relazione con gli esseri animali, e dopo diamo il via alle telefonate. D'accordo, va bene. Riattacchiamo i telefoni. Allora, sì, avevo detto che facevo ciò che porta al lavoro come magia, ma ciò che porta alla relazione con gli animali è molto più breve, per cui chiudiamo con questo per questa sera.
ciò che porta alla relazione con gli esseri animali. Nella religione dell'antica Roma non esistono divinità animali, esistono attributi animali, esistono fenomeni percepiti dagli esseri animali, ma non esiste la figura dell'essere animale come divinità in sé. Apparentemente la cosa non dovrebbe suscitare nessun stupore, in realtà è un aspetto notevole della religione romana e di quella italica prima di lei. Gli esseri animali sono diversi, ma percorrono lo stesso sentiero di quello umano. Gli animali sacri alle varie divinità sono attributi. Giove come l'essere aquila, si libera in volo, osserva ogni cosa e colpisce con la velocità del fulmine. Minerva si muove come la civetta nell'oscurità. L'essere lupo accompagna la gioventù sacra alla fondazione di una nuova città sabina, assieme all'essere picchio verde. Così gli esseri animali della natura, più o meno considerati, sono al fianco dell'essere umano, percorrono il loro sentiero verso l'eternità, ma non si relazionano con l'essere umano attraverso la magia del loro esistere. L'essere umano descrive gli esseri animali attraverso la ragione, si relaziona attraverso la ragione e quando altera la percezione non vede nulla di diverso da sé. Hanno un corpo luminoso come il suo, hanno una volontà e delle determinazioni come le sue, hanno un divenire e un fine come il suo. Nel paganesimo egiziano gli esseri animali sono attributi del divino, ma sono anche esseri magici in sé. L'essere scarabeo non viene visto soltanto come un essere animale uguale all'essere umano, ma viene visto anche come il suo percorso di adattamento lo abbia portato a combattere per impedire l'espansione del deserto sahariano. La magia dell'essere scarabeo viene contrapposta all'orrore sahariano, così è per molti animali e per l'equilibrio che il loro esistere rappresenta nel loro ambiente. Nel paganesimo nordamericano lo spirito degli esseri animali è lo spirito guida anche per esseri umani, non così a Roma. Nella religione romana l'animale era sacro perché era uguale all'essere umano, percorreva un sentiero simile per costruire il suo cammino verso l'eternità. Solo l'essere lupo era più uguale all'essere umano di ogni altro animale. Dai Sanniti, ai Marsi, agli Oschi, ai Sabini, agli Etruschi, l'essere lupo è calato nel cuore degli esseri umani. L'essere lupo e l'essere umano sono fusi in un unico divenire. La festa dei Lupercali stava ad indicare questa interazione. La sua distruzione da parte di Gelasio I il Corrotto fu il tentativo di rendere disperato il divenire degli esseri umani mettendolo in conflitto con l'essere lupo. La feroce caccia all'essere lupo che nell'intera Europa venne organizzato aveva questo fine. Nella relazione fra gli esseri umani e gli esseri animali va citata Angiza. Angiza è un centro di energia vitale nel quale gli esseri umani si sono introdotti per risolvere i loro problemi in relazione col circostante. Il circostante sono gli esseri serpenti velenosi, gli esseri vipere dell'Italia centrale. Alterando la percezione, sono riusciti ad individuare degli esseri vegetali tali da impedire al morso degli esseri vipere di diventare letale. Angiza è il potere di essere dell'essere serpente fuso col potere di essere degli esseri umani in relazione all'essere natura. Angiza è uno di quei poteri che hanno protetto gli esseri umani quando ciechi e impotenti vagavano lavorando per sopravvivere in un circostante che sembrava essere diventato ostile. Angiza ha soccorso gli esseri umani aiutandoli a cercare nel circostante la soluzione ad alcuni loro problemi. Angiza è un potere di essere cui gli esseri umani possono ricorrere per cercare il loro benessere. Prima che i cristiani rubassero le informazioni sull'uso delle piante medicinali, usandole per assoggettare gli esseri umani, Angiza distribuiva sapere e conoscenza a chiunque che alterando la percezione percorreva i boschi cercando quanto aveva bisogno. Poi vennero i cristiani e bruciarono chiunque cercasse Angiza. Un'altra cosa, ho scoperto che nel Lazio c'è ancora una festa dei serpenti. Sì. C'è una festa pagana dei serpenti dove alla fine della festa li portano in chiesa a benedire, però c'è un paese fra festa pagana dei serpenti. Deve essere in Abruzzo, mi sembra. Mi sembrava nel Lazio tipo Rieti, nel Lazio interno, Lazio montano. Sì, la festa dei serpentari. Esatto. Un'altra cosa va detta in relazione agli esseri umani ed è la relazione fra questi e i sacrifici. I pagani uccidevano anche essere animale sacro ai loro centri di energia vitale. Ai centri di energia vitale si dona quanto non sminuisce l'offerta. Ai centri di energia vitale si offre l'energia vitale. Il corpo degli esseri animali viene mangiato. Ogni essere della natura mangia. Credo sia una delle accuse che muovono anche i cristiani
mangiate le carni degli animali sacrificati agli dèi, no? Roba qua. Ma d'altronde c'era per la mitologia, bastava il fumo a nutrire le divinità. Proprio era una forma di comunione proprio. Nelle battaglie notturne, quando si va a banchettare nelle battaglie notturne, si beve dagli otri, c'è anche nella storia notturna di Gisburgo, no? Quando c'è la guerra, ci sono le varie guerre delle streghe, no? Allora se dopo la guerra si va a banchettare negli otri, ma gli otri non diminuiscono, perché in realtà non si beve, cioè un corpo di energia non beve il vino, beve ciò che esce, ciò che viene emesso dal vino, cioè l'energia del vino. No, ma difatti appunto proprio in tutte le mitologie cioè, si diceva appunto, ma voi cucinate, mangiate le carni sacrificate agli dèi, perché appunto agli dèi è sufficiente il sacrificio e il fatto che si mangi una cosa che è destinata agli dèi, cioè si entra in comunione con loro, ed era sufficiente proprio il fumo del sacrificio perché per nutrire la divinità. D'altronde c'è un chiaro legame, cioè noi nutriamo il nostro spirito, la nostra anima, però i nostri corpi hanno bisogno di qualcosa di materiale, cioè è un discorso anche simbolico. Che poi gli dèi non sanno cosa farsene, e siamo chiari. L'olocausto, cioè la distruzione dell'offerta appartiene agli ebrei. Sì, ma d'altronde nel paganesimo tutto quanto quello del sacrificio deve essere utile per gli uomini e per gli dèi. Di conseguenza, quello che è utile agli dèi va agli dèi, quello che può essere utile agli uomini va agli uomini. Esatto. E non c'è gelosia. Quello della distruzione completa di qualsiasi cosa che non rimane più traccia è tipicamente del monoteismo. Cioè, io distruggo completamente una cosa, me ne privo di questa cosa. Ma d'altronde è sempre classico il monoteismo, quello di privare gli uomini di qualcosa. C'è un esempio su Castaneda, su questo, che è più bello. Dice, non comportarti, dice Don Juan Castaneda, come fa il cane che piscia sul pane che non mangia affinché gli altri cani non possano mangiarne. Cioè, è bellissimo, cioè, è più o meno la stessa roba. Insomma. Vabbè, ne finiamo, dai. Quando l'essere umano non consuma, quanto l'essere umano non consuma è a disposizione di chiunque. Esiste in merito una leggenda greca nella quale Prometeo ingannò gli dèi facendo loro scegliere ossa e grasso e lasciando tutto il resto agli esseri umani. In realtà il centro di energia vitale del circostante appartiene quando viene disperso e neutralizzato dagli esseri umani. La vittima del sacrificio è cibo per gli esseri umani. Non si può mangiare tutti i giorni carne, non si può tutti i giorni uccidere la pecora o il bue, non si può conservare a lungo la carne, non c'avevano i frigoriferi, poveracci, questi romani. Le tecniche di conservazione non erano molto diffuse, così il sacrificio era il momento in cui si poteva consumare carne senza sprecarla. Nel contempo, quanto non si consumava veniva offerto ai centri di energia vitale del circostante a seconda delle personali inclinazioni. Ogni volta che si muove energia vitale, se ne disperde una parte, la parte dispersa è a disposizione di chiunque. Così i centri di energia vitale bevono il vino senza sminuirne la quantità, assorbono l'energia vitale dispersa da questo senza per questo bere il vino, assorbono l'energia vitale aspetta un attimo, vai, quasi è troppo piccolo. Assorbono energia vitale dispersa in quanto attività dell'essere umano, da quando mangia, a quando scorreggia, a quando fa l'amore, a quando dorme, eccetera, eccetera. Questa energia vitale viene dispersa, così quando, oh miseria, quando l'essere umano sacrifica un animale, concentra la propria attenzione, così fa quanto deve fare in funzione della propria esistenza, ma non si estranea dal circostante, né è parte. Così durante il fatto economico, mamma mia, vedo le righe doppie. Così durante il sacrificio l'essere umano diventa parte del circostante. Oggi uccidere gli animali per mangiarli è un fatto economico. Deve essere fatto di nascosto, che nessuno veda, che nessuno sappia. I cristiani uccidono nascondendosi, purché nessuno sappia, e chiama crudeli chi ha il coraggio di sacrificare un essere animale per la propria esistenza. In realtà i cristiani uccidono per il piacere di uccidere e parlano di orrore quando qualcuno altro uccide. Devono impedire agli esseri umani di relazionarsi col circostante. Se oggi qualcuno facesse un sacrificio di un essere animale, urlerebbero inorriditi loro che gli animali li macellano a milioni, ma non si sporcano mai le mani. La relazione fra gli esseri umani e il circostante si può fare anche senza sacrificare gli esseri animali o esseri vegetali, ma sta di fatto che i mattatoi ogni giorno ammazzano milioni di animali disperdendo la loro energia vitale, senza che gli esseri umani, che agli esseri umani ritorni la relazione col circostante. Quale spreco?
ma di questo si compiace il Dio dei cristiani, il macellaio, il Sodoma e Gomorra. Bene, Francesco, anche questa l'abbiamo letta, per cui appena avrò finito ciò che porta a diventare eterni, vi rifilerò un'analisi dei Vangeli di Giovanni, così leggerò i Vangeli, va bene? Boh, vai Francesco, sì, riattacchiamo i telefoni. Sì, ecco, una cosa che appunto volevo ricollegarmi alle ultime parole, è il discorso del comportamento asettico, cioè privo di qualsiasi valore, nel senso che i cristiani danno le loro raccomandazioni nel quello di pregare in silenzio, di non mostrare le cose, di nascondere le cose. Creano un legame con Dio, ma deve essere una preghiera interiore, deve essere un qualcosa che non si nota. E questo dimostra anche il tipo di collegamento con il mondo, perché i pagani avevano così importanza per la ritualità collettiva, cioè nel senso, noi abbiamo l'esperienza nelle religioni monoteistiche in cui c'è una presenza di un sacerdote che conduce il gioco e gli altri non possono partecipare a niente, gli altri sono dei semplici spettatori, gli altri non sono anche in grado di capire cosa avviene, loro devono avere fede e rimanere legati a questo. Invece nei rituali pagani esiste sempre il discorso collettivo, cioè nel senso che tutta l'energia viene distribuita e tutti quanti sono facitori di energia e tutti ne possono trarre vantaggio e non c'è il bisogno della mediazione. Questo serve, cioè nel senso che una cosa non è assettica, cioè nel senso nel monoteismo abbiamo sempre una gerarchia, Dio, il sacerdote e i fedeli sono passivi, devono sottomettersi, devono osservare, è solo osservare e non possono fare nient'altro. Chi parla? Sono un cristiano peccatore. Marco, dimmi. Io aspettavo sempre che siete bravi a criticare, io non voglio mica... perché non criticate anche i 10 comandamenti? Ah, sei ancora quello dei 10 comandamenti? Sì. Ma nella prima parte non ti ho già fatto degli accenni, voi ancora... No, siccome sono arrivato dal lavoro adesso. Poi un'altra cosa. Sì. Guardate... Senti, ne posso farti una domanda? No, aspetti un attimo. Sì. Scusa. Sì, prego, prego. Non vi permettete mai di offendere lo Spirito Santo perché vedrete cosa che vi può succedere. Sì, io lo Spirito Santo dei cattolici faccio un mazzo che neanche se lo immagina. State attenti perché è pericoloso, io voglio essere vostro amico. Oh sì, grazie, molto gentile. D'accordo, salve. Felicità, ciao. Sì, siamo alla monotonia dei 10 comandamenti. No, cioè, Francesco, quasi amico dell'altra volta. Sì, non mi fate. Lui non ha ancora compreso che i 10 comandamenti sono 10 astrusità. No, bisogna rivolgerli a Dio. Sì. Cioè, il Dio dei cristiani deve essere sottoposto ai 10 comandamenti. Allora, siccome non ha onorato il padre e la madre, andrebbe condannato. Siccome non ha. Insomma, no, i 10 comandamenti servono per mettere in ginocchio le persone, non per mettere in ginocchio Dio. A me non me frega niente di mettere in ginocchio Dio dei cristiani, sì. Basterebbe cancellarlo. Sì, ma difatti, ma noi non abbiamo bisogno di stare a criticare delle affermazioni che sono assurde. Cioè, a noi ci basta, come condanna il fatto che dice io sono l'unico Dio, non avrai altro Dio di fuori di me. Perché noi sappiamo che non c'è un unico mondo, che non c'è un'unica realtà. E sappiamo che le cose non si possono scegliere, cioè nel senso che noi pagani siamo sempre consci che tutto il mondo è molteplice, che noi possiamo fare delle scelte, ma la nostra scelta non fa scomparire e non fa sparire il resto. Il resto sarà sempre attorno a noi, ci sarà sempre, e in qualsiasi momento si ricollegherà a noi. E anche quando facciamo una scelta di divinità, sappiamo che questa divinità è ricollegata alle altre. Cioè, questo vogliamo far capire. Di conseguenza, già il stesso termine di numerare, cioè di stabilire che esistono 10 cose, per noi è assurdo. Possono esistere 10 cose per la persona, per la sua dimensione, per la sua realizzazione, ma non può esistere nel paganesimo un pantheon di 10, 12, 15 divinità, perché è assurdo, perché i pagani non cominciano mai da uno, ma cominciano sempre da molti. E questo molti non ha 1, 3, 4, 100 zeri, non ci interessa niente, perché noi non misuriamo, in quanto l'energia vitale non può essere misurata, non può essere valutata, non può essere limitata. Di conseguenza non ci interessa tanto perdere tempo a misurare l'energia, a misurare le possibilità, a noi ci interessa sviluppare le cose.
questo che a noi sta a cuore, questo a noi interessa, se, il se, sviluppare, l'usare le cose del mondo. Se la stessa telefonata l'avesse fatta agli anticlericali che trasmettono qui in rabbia, avrebbero detto guarda che nella Bibbia ci sei diesi comandamenti diversi di più, che sei comandamenti prima e comandamenti dopo, cioè che sei un gran casino che avrei detto. Sì. Allora invece non ce ne frega, cioè, ci interessa molto relativamente sta roba, sì, diciamo così, non ci interessa il discorso della sottomissione. I 10 comandamenti sottomettono gli esseri umani, dunque vanno apportiti, cioè se una porcata. Sì, no, ma siccome... Poi per quanto riguarda lo spirito spirito santo, e spirito santo che è una dicitura gnostica, no? Dove lo Spirito Santo non è altro che la vita, cioè il principio che anima, cioè il principio della vita, e questo è un discorso. Mentre invece nei Vangeli ufficiali lo Spirito Santo è l'arma con cui Dio agisce, cioè è l'arma di azione del Dio padrone, cioè è l'arma con cui il Dio padrone agisce. Per cui la visione, la dicitura Spirito Santo nei Vangeli ufficiali non ha niente a che vedere con la visione dello Spirito Santo che ha negli gnostici e anche... certi paganesimi misterici usavano la parola Spirito Santo, cioè lo spirito della vita in pratica, sì, ciò ma... che è anima, che non è... mentre invece nei Vangeli ufficiali c'è l'arma di Dio con cui Dio agisce, cioè l'arma con cui mette in ginocchio. Sì, ma il fatto di perdere il tempo in concezioni teologiche cristiane è solo una perdita di tempo, cioè il tempo è prezioso in quanto può essere dedicato a cose più utili, cioè nel senso di capire sempre la dimensione del mondo, di scoprire quante cose ci sono. Cioè, rendetevi conto, il tempo che perdete a solo a leggere 10 comandamenti è uno spreco di tempo. Io parlavo anche con degli ascoltatori, fa no, ma perché vado a leggermi certi teologi, perché sostengono alcune tesi che sono interessanti. Ma io dico, queste cose non servono, non sono state una zavorra che aumenta il peso della vostra vita, cioè il peso inutile, non ha scopo che io vada a comprendere la teologia dei cristiani, perché non è comprensibile, perché è assurda. Di conseguenza, a scopo che io mi liberi dell'incostazione cristiana, per scoprire il mondo. Cioè, non ha scopo per la mia realizzazione il fatto che ci sia un teologo che possa dire una cosa giusta che si avvicina a me e poi ne dice 99 cazzate. Quando poi il teologo cristiano avrà sempre un concetto di base che noi pagani non possiamo accettare, che è il Dio creatore e la creazione dal nulla. Di conseguenza questo non lo potremo mai accettare. Nel momento in cui uno si pone a dire io credo in un Dio creatore, non è più un interesse nostro. Può sviluppare qualsiasi cosa, ma vizierà le cose. Allora di conseguenza è giusto che io mi riconnetta al mondo con le mie possibilità. Perché a noi non ci interessa assolutamente la dimensione del mondo creato dai cristiani. Non ci interessa ricollegare la nostra vita alle divinità che sono intorno a noi. Questo è fondamentale. Di conseguenza tutte le incostrazioni cristiane, tutte le teologie, tutte le più o meno fantasie cristiane, tutte le sette cristiane, i protestanti, sono uno spreco di energia, in quanto hanno sempre il problema di ricollegarsi alla volontà di Dio. Non esiste una volontà di Dio perché il Dio non esiste. Di conseguenza io mi vado a cercare di riconnettermi con il nulla, con la menzogna, con la falsità. Di conseguenza è un buco nero che assorbirà solo le mie energie. E ora, per quanto io possa leggere la Bibbia, per quanto io possa leggere i 10 comandamenti, per la mia vita saranno soltanto una zavorra che non mi libererà da niente e non mi servirà a niente. A questo punto è meglio l'analfabetismo perché ti impedisce di leggere quelle castronerie. Comunque non ti preoccupare, io il primo pezzo che ho scritto ancora 18 anni fa l'ho scritto criticando i 10 comandamenti, per cui figurati adesso ormai no, deve essere da qualche parte, in qualche cassetto. Sì, no, ma difatti, ma vedi, discorso è questo qua, vedi anche l'ascoltatore, cioè che il fatto che già stabilisca l'importanza su 10 cose misura la sua capacità di collaborazione, cioè sì, non riesce ad andare all'infuori di questo. Io non vorrei pensare, per me è soltanto una... Sì, no, ma è già significativo, cioè, sì. Nel senso che il cristiano non ha la possibilità di essere su tutte le cose, ha soltanto un limite molto ristretto, perché ha un collare al collo, cioè è un cane vincolato, trattato male ed è anche felice di esserlo. Di conseguenza il cristiano può fare solo quelle cose che la catena gli consente di fare. E di conseguenza va bene, se tu vuoi stare con la catena al collo, è una scelta tua, va benissimo. Ah, sì, sempre tu, dimmi dai. Niente, ma scusate, io non riesco a capire, sono un ignorante io, no? Non riesco a capire, perché, se voi dite che Dio non
non esiste, non c'è, non esiste, perché criticate?